la storia di Noè e l'arcobaleno. C'era una volta un signore chiamato Noè che viveva in campagna. Aveva mogli e figli. Un giorno Dio si stancò degli uomini che vivevano sulla terra perché si comportavano un po' male. Allora disse a Noè: io manderò un diluvio, una pioggia fortissima che spazzerà via ogni forma di vita sulla terra, tranne quelli che voglio salvare. E gli diede un ordine: costruisci un'arca, cioè una grande nave. Deve essere a tre piani, col tetto e le finestre. Noè si mise al lavoro insieme con i suoi figli, mentre sua moglie raccoglieva cibo e vestiti per vivere dentro l'arca. I vicini di casa di Noè lo prendevano in giro perché pensavano che fosse matto a costruire una nave in mezzo alla pianura, lontano dal mare. Ma Noè non si lasciava impressionare e continuava il lavoro. Quando finì la costruzione dell'arca, raccolse due animali per ogni specie e li fece entrare nell'arca, dove infine si trasferì anche lui con tutta la sua famiglia. Dopo una settimana cominciò a piovere e piove così tanto per 40 giorni da provocare un immenso allagamento che coprì tutto, case, alberi e montagne. Solo l'arca galleggiava sulle onde, perché Dio, come Dio aveva annunciato. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e disse: voglio far uscire una colomba per sapere se da qualche parte c'era terra asciutta. Ma la colomba tornò indietro perché non trovò dove posarsi. Noè attese altri 7 giorni e fece uscire di nuovo la colomba, che questa volta tornò con un ramoscello di olivo in becco, segno che le acque si erano ritirate. Quando le acque si ritirarono del tutto, Dio ordinò a Noè di uscire dall'arca. E così, insieme alla sua famiglia e a tutti gli animali che erano dentro, salvati, quando Noè mise piede sulla terra asciutta, per prima cosa ringraziò a Dio che era stato così buono con lui e la sua famiglia e tutti gli animali salvati. Allora Dio gli promise che non avrebbe mai più mandato una pioggia come questa, e come segno di questa promessa fece apparire tra le nuvole l'arcobaleno.